con la Ediciones, presente qui a Squilibri, e vicino a lui c'è un autore, Andrés Montero, che presenta proprio in occasione di Squilibri, in anteprima nazionale, il suo libro La morte goccia a goccia. Andrés si è fatto conoscere dal pubblico italiano conquistando molti lettori con il suo primo romanzo, sempre tradotto da edicola, Toni Nessuno, ma qui a Squilibri presenta in anteprima nazionale La morte goccia a goccia, che è il suo ultimo lavoro. Andrés è un autore pubblicato in molti paesi, sia europei che latinoamericani, è vincitore di molti premi, sia in Cile, quali il Brunet, il premio della migliore opera letteraria del Ministero delle Culture e delle Arti, il premio del Circolo Lettori, ma soprattutto il premio di letteratura iberoamericana, quindi di tutta l'America Latina, Elena Poyatonka nel 2017. E allora facciamo dire direttamente dall'autore cosa racconta nella morte goccia a goccia. Bueno, son varias historias que se van entremezclando. È una serie di storie che si intrecciano tra di loro, e l'asse portante che unisce tutte le storie è la morte. Il libro è ambientato nel sud del Cile, un posto dove tra parentesi piove molto, e la morte è il filo conduttore, però allo stesso tempo, mi permetto di aggiungere io, è la scusa per parlare di quello che di bello ci accade nella vita e molto spesso siamo portati a dimenticare.